Sindaco Pascale, da anni si parla dell'ampliamento del Rizzoli, adesso c'è un progetto che si sta cercando di supportare anche dal punto di vista burocratico, è stata necessaria una vostra accelerazione. Ecco, che novità ci sono? Beh, l'accelerazione si è resa necessaria in quanto bisognava rendere il progetto esecutivo e cantierabile affinché la Regione potesse poi mettere mano ai finanziamenti necessari per la realizzazione dell'opera. Come dicevi tu, se ne parla da molti anni, è un provvedimento tanto atteso sull'isola e per gli isolani e per i turisti. Un ampliamento, avere maggiori spazi, razionalizzare poi gli spazi, avere nuovi reparti e auspichiamo poi nuovi macchinari e nuovo personale, soprattutto per la gestione. I tempi si sono dilatati, evidentemente, anche perché ci è voluto un po' di tempo affinché l'ASL trovasse un accordo con la Curia per l'acquisizione del terreno. Sono i tempi tecnici legati al parere della sovrintendenza e poi chiaramente un'opera appannaggio esclusivo della Regione Campania che dovrà fare la gara, appaltare le opere e venire, diciamo, vedere la prima pietra, come dici tu. Sicuramente questa volta pare che ci siano tutti i presupposti per poter sperare di vederlo questo ampliamento. Si tratta di un ampliamento importante su quattro piani per 2.900 metri quadrati. La quota di dislivello del terreno acquistato dall'ASL praticamente consente un piano seminterrato dove ci saranno gli ambienti per il personale e l'accettazione. Poi ci sarà la sala al piano terra per quanto riguarda l'oncologia, la degenza al primo piano e la medicina interna al terzo piano. Questa è l'idea progettuale, recuperare oltre 30 posti letto e quindi razionalizzare gli spazi e avere un ospedale, diciamo, che risponde più alle esigenze dell'isola di Ischia e dei turisti. Soprattutto poi arriva anche in un momento attuale, perché mai come oggi l'attenzione sta sulla sanità per ovvi motivi, perché c'è questa crisi pandemica. Avete avuto modo di sentire la regione? C'è interlocuzione? Insomma, De Luca annunciò proprio in una sua visita qui all'Acquameno l'ampliamento del Rizzoli. Almeno dalle dichiarazioni sembra che sia un obiettivo importante per la regione. Infatti la venuta di De Luca sull'isola servì proprio a rassicurare la popolazione che c'era l'interesse regionale alla realizzazione di quest'opera e in quell'occasione fu anche illustrata nel dettaglio con fotorendering, slide e relazioni quello che è, diciamo, l'opera stessa a farsi. Io ho grossa fiducia questa volta nel Presidente De Luca perché è un uomo concreto e ha assunto un impegno pubblico e tutti gli atti vanno in questa direzione, cioè lasciano ben sperare che l'opera veramente si realizza. A partire da che cosa? Dall'acquisizione del suolo che è stata già perfezionata da parte dell'ASL. L'interlocuzione è costante con i tecnici dell'ASL, col Presidente della Napoli 2, è costante con la Regione Campania, con la sovrintendenza a cui abbiamo depositato le carte. Devo ringraziare gli uffici tecnici comunali e la Commissione Paesaggio del Comune di Acquameno che rispettando i tempi si è adoperata affinché si potessero produrre le necessarie autorizzazioni per quanto di competenza comunale. Questo, diciamo, non per spirito polemico, evidenzia che anche qualche chiacchiera era stata fatta di troppo, che il Comune di Acquameno si era opposto all'ampliamento, mentre invece la Commissione stava lavorando a stretto contatto e con il responsabile del servizio urbanistico, l'architetto delle Grottaglie, e con i tecnici incaricati dall'ASL. Voglio dire, noi abbiamo fatto la nostra parte, tra l'altro eravamo anche in dovere morale prima che politico, in quanto l'ospedale, come si sa, è sito sul territorio del Comune di Acquameno, quindi noi siamo l'ente preposto al rilascio degli titoli.